spettatrici e spettatori, buonasera, edizione straordinaria del nostro TG. Questa sera apriremo infatti con una triste, tragica notizia. Il nostro amato e stimato collega Francesco Borsari, da anni molto noto della gastronomia televisiva a livello mondiale, è stato trovato morto nella vasca da bagno della sua stanza d'albergo di Temù, in provincia di Brescia, dove aveva appena girato il suo ultimo memorabile servizio. Scusate, dalla regia? Sì. Sì? È pronto il servizio? Sì? Sì? Bene. Scusate. Borsari è stato, mi dicono, folgorato per la caduta di un phon acceso nella vasca da bagno. Tutte le ipotesi, quindi, cari amici spettatori, incidente, suicidio, omicidio, sono al vaglio degli inquirenti. Come prassi è stato aperto un fascicolo dalla magistratura di Brescia per fare luce su questa vicenda. La nostra redazione si stringe nel lutto con la famiglia per la perdita del caro. Scusate. Per la perdita del caro Francesco. E si mette a totale disposizione delle forze dell'ordine per qualsiasi chiarimento. Vogliamo iniziare e chiudere brevemente questa edizione del TG e ricordare Francesco Borsari per il grande uomo che era. Vi lasciamo con il suo ultimo servizio. È pronto il servizio? Sì. Grazie. Buonasera signore e signori, ci troviamo stasera oggi nella cucina di uno dei migliori ristoranti di Temù, La Cantina. Ci troviamo ora con lo chef Michele Mario, uno dei migliori di Temù, piacere, molto piacere. Se non sbaglio lei, signor Michele Mari, posso darle del tu? No. Se non sbaglio lei, signor Michele Mari, ha una nuova concezione di cucina che fonde in un solo istante la tradizione della cucina povera delle montagne bresciane con la filosofia di Leibniz, la meccanica quantistica, il formaggio di Malga, l'empirismo inglese, il positivismo comptiano e il cipollotto. Da anni non interrompe la sua ricerca di una vita, di una via trascendentale che riesca ad elevare la cucina ad un semplice fatto gastronomico, per quanto complesso, ad un vero reditus ad utherum, all'analisi e identica dell'anima, alle condizioni adamitiche delle emozioni sensoriali. Michele Mari ci presenterà il suo personale flusso della conoscenza, un tentativo di riportare i nostri sensi all'Eden tramite il noumeno di Carré al forno con quenelle di patate trascendenti. Ecco, signor Mari, ci spieghi per favore come i nostri amici a casa possono imparare questa ricetta? Sì, ecco, è piuttosto semplice. Allora, metto poi il termine, mica che la cingola, no? La cosina. Scusi, è caduto. È caduto, mi piace. Accogli lì, per favore. Sì. Accogli. Tira. Grazie. No, perché era il mio grazie. Allora, gli omi per la griglia è fondamentale questo qua. Allora, prima di tutto, sotto la cingola, va dentro. Se la casca, la sette in su. Opa, niente. No, pol di mu, no, dentro. La mano lì, no. Poi si torna un po' di qui, ok? Ecco, poco, no? Una bella mischiata, no? Giusto? Ecco, dopo si scappa fuori, ma è dopo, no? E poi, se, forno, no? 230.000 gradi, due che le che gira con il demanese a caso, no? Perché ho detto, allora, se, cioè, lei, se dopo piano piano si aspetta mezza giornata e ecco il risultato, questo salta fuori. Sembra veramente ottimo. Sì, ma tu vedi la ricetta? Ma la ricetta te la scelta? Ma mi hai rubato la ricetta? Ma la ricetta, la ricetta! Le sembra l'atteggiamento? Ma fare la delusione! Io ti uccido! Ti uccido, guarda che calma! Sicuramente è un piatto che non mi farà sfigurare anche nelle situazioni più alla moda. Grazie di vero cuore allo chef Michele Mari e alla cantina di Temù. Un saluto al pubblico e che Dio ci benedica tutti.
glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no two.